Fedriga. Fedriga. Sibilia. Costantino. Fedriga no, Greco. Onorevole, ecco, adesso arriva il tecnico, vediamo. Greco ancora non ha votato, però c'è, ecco. Fedriga a posto, non vedo altre mani alzate, è chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo alla votazione dell'articolo 3. È iscritta a parlare la deputata Santelli, prego. No. No. È iscritto a parlare il deputato Palese. Per dichiarare il voto a favore del gruppo Forza Italia. Grazie, è iscritto a parlare il deputato Palmieri a titolo personale. Grazie Presidente, sono consapevole che la norma transitoria, ma a mio avviso, come ho cercato di dire negli interventi precedenti, tutto questo provvedimento avrebbe dovuto essere una grande norma transitoria. Sappiamo che le difficoltà delle famiglie che intendono divorziare sono amplificate dalla lentezza e dal fatto che i tempi non vengono rispettati. Allora, da questo punto di vista, se volevate realmente fare un'azione in questa direzione e non andare a attaccare e intaccare la concezione di famiglia, dovevate fare appunto una sanatoria, cioè fare unicamente questo articolo, rendere questo articolo transitorio il cuore della legge e applicarlo alle situazioni in essere. Viceversa non è stato così, e così si conferma quel passaggio per cui si è andati dal matrimonio indissolubile in